verrà a trovare a scuola un giorno a fare una conferenza. Non lo so, se mi invitano volentieri. Ha qualche consiglio da dare agli studenti di moda? Uno sicuramente essere disposti a spostarsi. Non si trovano le aziende sotto casa. È un lavoro di grande sacrificio anche personale questo. E a volte anche di rinuncia a qualcos'altro, è chiaro. E poi non pensare che appena si entra in una maisonne andare a disegnare, magari non si disegnerà fino a... Fanno le fotocopie. Sì, infatti, quello che volevo dire io. È così, purtroppo sì, è così. Io sono stato fortunato perché nel momento in cui ho deciso di farlo, c'era un posto vacante, ho deciso di farlo quando mi sono stato convocato, c'era un posto vacante e quindi mi hanno detto ora disegni tu, ora disegni tu. E quindi per quello ho avuto la possibilità... Fortuna. Sì, ma anche alla tua capacità di mostrare agli altri quello che ti interessa fare e come ti interessa fare. Io ho avuto diversi stagisti che sono venuti qua a lavorare da me, ma onestamente, come vedete, non ce ne sono, perché comunque di fatto trovare delle persone che siano disposte a lavorare con sacrificio e soprattutto a disegnare bene, perché un fashion designer comunque deve saper disegnare senza l'uso del computer. Perché non c'è sempre il computer, io non lo so neanche usare, se non limitatamente a poche cose, però la mia mano, io quando esprimo qualcosa basta che la disegno e la gente la capisce. E altrettanto deve fare una persona che vuol fare questo lavoro, quantomeno saper disegnare con precisione in modo che gli altri capiscano, perché il disegno è il primo strumento per la creazione di un'idea e tu ce l'hai in testa, ma devi farla capire a tutti coloro che devono lavorare con te. Più è chiara e più chiaramente il capo verrà come lo vuoi tu.